Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Hot Pot Secret qui su Rete 55, condotto dal vostro bellissimo Jason. E in compagnia mia, purtroppo, c'è sempre The Hobbit. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Beh, io sto, diciamo che sto. Stai messo male, stai. No, sto egregiamente messo male, ben diverso. In brutta compagnia, perché sono sempre al tuo fianco, quindi... Sei un uomo fortunato. Tante donzelle vorrebbero essere al tuo posto. Quindi tu sei, sì, un po' come la valletta di Hot Pot Secret. Guarda, quelle che avevamo ai tempi, che poi scappano. Come mai? Non lo so. Cosa ci fai? No, il problema sei sempre te. Sono sempre io, sono sempre io. A proposito di vallette, dopo la puntata di settimana scorsa, Hobbit da casa mi chiedevano tutte come sono le tette di Maddie Jo dal vivo. Grosse, immense, sono così grosse che ho ancora un occhio eclissato io. Ecco, ma c'è gente che pensava che fossero rifatte, poi... No, dire la verità. Allora, amici, io le ho viste da vicino e posso garantire che è tutta roba naturale. Appena mia moglie le darà il consenso, allora lei le posso anche toccare, l'ha, ecco, detto lei. 100% latte italiano. Questa sera The Hobbit, per una delle poche volte. Quindi, di scusa. Amore, devi muoverti dal visto consenso, eh. Ecco, io cioè, sì, devo... bravo. Non ce ne frega niente delle tue cose di casa, restano a casa. Ti stavo dicendo che questa sera, per una delle poche rare puntate di Hot Pot Secret... Ma io volevo toccare le tette, cioè... Non avremo ospite qualcuno che ha OnlyFan, almeno, credo, poi glielo chiederemo, se magari ce l'ha anche lui, Sarà con noi, anzi, è qui con noi, lo presentiamo già, vai The Hobbit... Simone Tomassini, grandissimo, un'icona, batti un 5 Simone, un piacere averti con noi. Grazie, però potevate evitarmi settimana scorsa, scusate. Per vedere se erano vere. No, perché ormai la tendenza dei cantanti si è spostata, ma io sono ancora sempre... Perché a scuola. Esatto, sempre lì. Ma tu sempre... puoi confermare che non hai OnlyFan. No. Però ci stai pensando. Non mi sono neanche mai iscritto. Niente, non ho proprio idea. Cacchio. Però no, non ce l'ho. Come stai innanzitutto? Bene, è un piacere averti con noi, perché tu sei un'icona, possiamo dire, della musica italiana dei primi anni 2000. Io personalmente ti avevo un po' perso di vista, però è un piacere sapere che fai ancora musica, e ancora musica eccezionale, perché i tuoi sono bellissimi pezzi. Grazie. Sì, no, beh, io diciamo che dal 2008 in poi ho un po' cambiato rotta, nel senso che appunto ho aggiunto il cognome Simone Tomassini. E perché prima eri solo Simone. Ero solo Simone e ho anche deciso di intraprendere una strada un po' diversa, un po' alternativa, nel senso che preferisco fare la musica che piace anche a me. Perché prima dovevo sempre fare la musica che piaceva ai discografici e quindi adesso invece è una cosa che mi piace, cioè il fatto di essere e far parte della musica italiana, però in un modo diverso. Quindi mi stai dicendo che dietro questo tuo cambio di nome c'è questa voglia di cambiare anche il genere, cioè il modo di fare musica. Scusa Jason, ma non ha cambiato il nome, ha soltanto aggiunto il cognome. Ma perché mi devi interrompere? Perché è il bello interromperti. Ho capito, però alla fine è un po' un cambiamento, no? Perché se prima si chiamava Simone, comunque ha avuto un successo inaspettato grosso. Aspettato, te lo immaginavi? Così grosso no, no. Sinceramente no. Però ero tanto determinato. Quando ho fatto Sanremo, da lì in poi ero tanto determinato. Poi dal 2008 in poi, dopo vi spiego, insomma, è subentrata... Un altro Simone che ha aggiunto appunto, ecco, il cognome Simone Tomassini. E come mai questo? Perché? Cioè c'è stato perché... qualcosa che ti ha fatto riflettere? Sì, perché ho innanzitutto ero veramente stanco, cioè, dal 2004 al 2008 ho spinto come un disperato. E poi perché nel 2008 ho perso mio papà e mio nonno nel giro di un mese. Ah. E per me è stata una botta terribile. E da lì ho detto, ok, prima giocavo, adesso con la musica non gioco più, nel senso che adesso faccio sul serio. E quindi ho aggiunto il mio cognome in onore anche del mio papà, Simone Tomassini, perché prima era un po' Simone, il figlio un po' così, sì, diciamo, un po' che di tutti. Nome d'arte, solitamente quando un artista si sceglie un nome d'arte non ci pensa, sì, magari, sì, che con nome e, sì, cognome, sì, ai genitori d'arresti. Sì, sì, sì. Però, ma io in realtà volevo, però tutti, la tendenza era il fatto che questo cognome è un po' particolare, Tommasini, invece una M, due S, Tomassini. Semplice. Mi sembra così semplice dirlo. Perché però in un paese qua a fianco c'era uno che si chiamava Tomasini, ho detto magari è parente. No,
guardo lei, devo vedere il nome, ha una S in più. Lui. Sicuramente avrà qualche negozio, perché lui bravissimo, conosce solo aveva un negozio, adesso ha chiuso. Però se ti avanza qualcosa, io passo. Passi. Esatto. Ma come nasce la tua carriera, innanzitutto? Ma allora, da piccolo, da come piccolo. La maggior parte di chi fa musica. E poi, come ti sei avvicinato però? Perché mio zio Marino aveva un pub a Cantù e da lì lui mi ha regalato una tastierina e è iniziata la mia passione. Sì. Poi ho 14-15 anni, è mancato, un giorno non stava bene il tastierista che doveva suonare nel suo locale, sono andato io sapevo solo 10 canzoni e ripetevo sempre quelle. Quattro ore sempre quelle. Però da lì ho avuto la conferma che quello che stavo facendo mi piaceva, però a me non piaceva cantare in realtà, mi piaceva più suonare. Volevo fare le colonne sonore, a me piaceva Morricone, ci piacevano Moroder. Quindi il canto è arrivato dopo? Il canto è arrivato dopo perché abbiamo messo insieme un primo classico gruppo e c'era il cantante, io suonavo le tastiere alla John Lord, noi piacevano tanto i Deep Purple. Sì. E, poi dopo appunto questo cantante ci ha sfanculato proprio il giorno del concerto principale. Però io facevo i cori, quindi sapevo tutti i pezzi. Mi hanno messo lì davanti e... Ed è nato un artista. Sono stato sempre pazzesco. Davanti poi. No, perché mi è piaciuto. No, perché vedevo le ragazze meglio. Cioè, dietro la tastiera non le vedevo bene. No, a parte quante ragazze ti ha fatto conoscere la musica? Questo vogliamo sapere noi. Poche. Poche. Tra l'altro... Io lo ammiro per una cosa, cioè ha gli stessi capelli di 20 anni fa. Questo è vero. Io non posso dire lo stesso. Noi 20 anni fa li avevamo come Simone, adesso dobbiamo nascondere. Questo è vero, sono fortunato, questo è vero, sì, io non ho fatto nulla e sono fortunato. No, è vero. Meno male, dai. È una cosa positiva. Molto, molto, sì. Ecco, come nasce invece il tuo percorso musicale, il tuo successo? Io poi dopo, appunto, nel 2003 ho avuto la fortuna di incontrare in un modo rocambolesco, che ormai è diventata quasi una leggenda metropolitana, ma è vero, sono stato investito dal manager di Vasco dell'epoca, che si chiama Rovelli, Enrico, e le ho fatto ascoltare le mie cose, lui ha preso la macchina, è andato a Bologna, perché è di Milano, è andato a Bologna, ha fatto ascoltare a Vasco le mie cose, a Vasco sono piaciute e hanno prodotto il mio primo, secondo, terzo disco, poi in più anche un DVD, e ho fatto Sanremo, Festival Bar, Music Farm, insomma ho fatto un sacco di roba in TV. Mi sembra, ma puoi farti investire dal figlio di Berlusconi, che almeno magari... Ascolta, ma tu però... Avevo le canzoni. Da una sfiga è nata una fortuna. Un'occasione. Beh, innanzitutto spero che non No, non è successo niente male. In realtà, perché poi tra l'altro io stavo andando in realtà da un altro discografico e da lì è cambiata un po' la cosa, anche perché all'inizio Rovelli non ne voleva sapere, no, non mi interessa. Poi in realtà lui è andato in Sardegna in vacanza e c'era suo figlio che continuava a cantare sorvolo, cantava così, diceva cos'è sta roba, no? Diceva, e sua moglie Angela ha detto ha trovato sto CD in macchina, non so di chi è, dice gli piace sta canzone, ed era stato tanto tempo fa la canzone che io ho portato, no, ma davvero è andato tutto. Quello che stai raccontando sembra un pezzo di un film di Checco Zalone, dove che canta la canzone, lui canta la canzone e adesso esatto. Gli archi e questa esatto, e tutti che esatto. La cantano e l'editore non la vuole, esatto. Non ecco, la qua vuole. Qua vediamo un pezzo di storia, che è stato il tuo primo Sanremo qua. Qui, sì, il primo, e vedi che ho i capelli, anzi ce ne ho di più adesso. Sì, perché adesso si è aggiunta la barba, attenzione. Io lo so perché. Perché si è aggiunta la barba? Ok. C'entra anche Sanremo, eh? Ah sì, no, però... Questo pezzo... Sanremo vinto, se non sbaglio, da Masini. Da Marco Masini, sì. Tra l'altro sono molto contento che in quell'anno l'ha vinto lui, perché era il periodo suo di rinascita, dove aveva avuto un po' di problemi. E poi appunto ho avuto modo di conoscerlo, Marco è una delle persone più simpatiche che abbia mai... Possiamo dire che non porta sfiga. Ma assolutamente, anzi a me personalmente ha portato una fortuna della Madonna, quindi, cioè, nel senso, quindi ben venga allora. E vedi, io lì avevo la faccia proprio da pirla, cioè nel senso... Eri un po' il Nino d'Angelo de... Sì, di Bertemate, esatto. No, più che altro sai cosa? Che non me ne fregava niente,
perché io quello che mi piaceva lì era proprio era il fatto di dire a tutti i miei amici di Vertemate: voi ragazzi, guardate dove sono arrivato, ecco, cioè, esatto, cioè, a me interessava quello. Poi sono sceso dal palco e la gente ha cominciato a riconoscermi e lì ho detto: ah, allora non è solo Vertemate che mi ha riconosciuto. Quindi, cazzo, e poi è partito tutto, insomma, ho un ricordo incredibile. Poi sai cosa, quando mi rivedo vedo questi occhietti di questo ragazzino che aveva una voglia matta di farsi conoscere. Perché io ho veramente dato tutta l'anima possibile e immaginabile per la musica. Poi proprio in quella serata lì ero stato chiamato al pomeriggio dalla banca perché avevo un conto in sospeso un po' altino, che mi ha detto: guardi che lei è sotto dalla banca di parecchi soldi, parecchie migliaia di euro, perché avevo investito tutti i miei soldi nella musica. Beh, e ma lì, un po' così. Ecco, esatto, rispetto a oggi che magari con i ragazzini social riesci. E poi sai, oggi una base la fai con 200-300 euro, la fai. No? Ti ha chiamato e ti ha richiesto scusa dopo la sera dopo il direttore. Sì, solo che quando mi ha chiesto scusa dopo sei mesi, che insomma è arrivato un po' di SIAE, io ho chiuso il conto lì. Come hai cambiato banca? No, a parte gli scherzi. Però tutto quello che ho vissuto, a volte uno, perché noi, vabbè, non so voi quanti anni avete, io sono vecchio rispetto a però... Sì, anche lui è vecchio rispetto a me. Però siamo più o meno lì. Mi passi un anno, cioè ti passo un anno. Siamo tutti più però, o meno però ecco, quello che abbiamo vissuto noi, che è stata la vera e propria gavetta, cioè noi se forse siamo gli ultimi, cioè oltre ai nostri genitori, ai nostri nonni, non ne parliamo neanche, però siamo forse l'ultima generazione della gavetta, quella là. Che magari quella, la gavetta, che ti portava gavetta, da qualche sì, parte. Esatto, no? Cioè, io suonavo in ogni locale, in ogni buco di locale dove c'era da suonare, mi presentavo, dicevo: io faccio questo, poi, ah sì, vieni, suona per 2 lire. E funzionava così. Oggi i ragazzi non sono più, vogliono tutto subito. Vogliono tutti i soldi. Quanto è molto immediata la cosa, no? Rispetto a prima. Quindi lì non interessava quanti soldi avevo, mi interessava, cioè quando sono arrivato a Sanremo e mi hanno detto: guarda che guadagnerai un sacco di soldi, io al primo momento non ho detto: ah ok, figata, cioè al primo momento, ma chi se ne frega, cioè, mi interessava suonare. Infatti ero sempre in giro con la chitarra, io vivevo con la chitarra, quella chitarra lì per me era, poi mi era costato un occhio dalla testa, quindi l'ho anche rotta, tra l'altro, però è a casa appesa. Ma certo, o l'hai rotta per errore? No, è stata rotta in un videoclip da alcuni miei collaboratori, ma non l'hanno fatto apposta, quindi adesso è appesa in casa, ho tutte le chitarre appese in casa. È sempre un ricordo. Se vuoi, potresti anche gentilmente rompere la chitarra in testa a Jason. Cioè, guarda che la gente questa no, che l'ho presa a New York. Ed è questa, allora, no, questa non ce la fa. Se c'è una chitarra disponibile, ne avevo una casa che mi avanzava, te la portavo. Esatto. Ecco, ma ho una domanda, visto che tu comunque sei un artista veramente, sei molto bravo e tutto, sempre riguardo a Sanremo. Sì. Ecco, ma un artista del tuo calibro, cosa prova ad arrivare 12° dietro a DJ Francesco? Questa era la vera domanda. Orca, non me la ricordavo sta roba. Hai tirato fuori una cosa. 11° è arrivato DJ Francesco. Quindi è arrivato prima di me. Prima di te. Ma non ci credo, non è possibile. Infatti non è possibile. Infatti, non è Sanremo, No, c'è qualcosa che non quadra. A me c'è qualcosa che non quadra. Allora, lui lì era già famosissimo per la canzone del Capitano, poi c'era Paolo Meneguzzi, che è un mio carissimo amico. Cioè, poi da lì sono nate tante amicizie, Daniele Groff, Omar Pedrini, tantissimi, Nefa, Erpiotta, cioè con Tommaso sono molto amico, cioè con tutti loro è nata poi un'amicizia. Bello, è la cosa bella della musica. E ogni tanto, anche se ci siamo un po' persi di vista, però grazie ai social magari vedi una storia, gli scrivi, ti rispondono. Questo è sempre comunque un motivo anche di orgoglio di aver poi, insomma, coltivato bene le amicizie. Eh beh, anche perché bisogna anche sapersene scegliere, perché certo, in questo certo mondo si sa che esatto, le amicizie esatto lasciano vengono, un po' il tempo esatto che trovano, magari sono amici nel momento di fortuna, poi dopo. Bravo. Sì, esatto. È il mio un mondo magari un po' di pesce cani, in effetti. Sì. Sì. Però appunto dal 2008 io sono molto tranquillo, sereno, mi diverto, ho una bambina di quasi 10 anni, quindi cioè, voglio vivere serenamente. Vivi la musica più easy. Esatto, voglio vivere in modo sereno, non mi interessa, cioè gli stadi ho avuto la fortuna già di farli quando appunto ridavamo prima, Vasco chiudeva i miei concerti. Sì. No, perché io partivo, ma perché aprivo lì. È vero, lui non apriva i concerti di Vasco, perché... ma era Vasco a chiudere i suoi. Esatto, ma c'è una storia dietro questa cosa, fine
Vasco fa questo concerto nel 2004 immenso al Germaneto giù in Calabria. C'era tutti i giornalisti, 400.000 persone, oh, aveva fatto il record assoluto all'epoca. Sì. E quindi io arrivo, finisco di cantare, corro in dove c'era la conferenza stampa, arrivo lì, c'erano tutti i giornalisti, Vasco si alza, mi abbraccia, fa: allora come è stato cantare davanti? Ho detto: guarda, fantastico, è stata una cosa incredibile. Gli ho detto: questi numeri li fate solo in due, quindi grande Vasco. Momento di silenzio in tutta la sala stampa, lui alza gli occhiali e fa: scusa, ma chi è l'altro che fa questi numeri? No? Perché in effetti c'è 400.000. Io? No, io gli ho detto: il Papa. Allora lui ha detto: io e il Papa facciamo questi numeri. No, perché all'epoca Giovanni Paolo II faceva dei numeri allucinanti. Quindi c'è cioè, quel periodo lì c'era questa cosa. E poi gli ho detto grazie. E lui mi ha detto: comunque ti ringrazio di aver aperto tutti i miei concerti. Io ho detto: figurati Vasco, grazie a te di aver chiuso tutti i miei. Allora lì sono scoppiati tutti a ridere. E c'era state qualche testata che l'aveva ripresa. Però ecco, io gioco. Cioè, poi lui ecco, è un uomo molto alla mano. Quindi cioè... si diverte poi alla fine anche lui. Apprezziamo la tua simpatia, ma io direi che adesso, visto che ti abbiamo qua, non possiamo non chiederti di farci qualcosa live. No? Ah, ok. Vado, devo andare davanti? Sì, vieni davanti, un bel primo piano al nostro Simone Tomassini. Aspetta, che arrivo, eh. Che ci fa un bel live di una delle canzoni storiche. facciamo Sanremo, va bene? Vai. È stato tanto tempo fa parlavo di una storia magica, ma se guardiamo la realtà è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo riprovo ancora le stesse emozioni di allora. È come se rivivo per un attimo gli stessi giorni, anche se non sono più gli stessi giorni. Ma se vuoi sorvolo e insieme a te io prendo il volo. Ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia magica. Grande grazie, Simone. Grazie, ragazzi. Tu pensa grazie. Quante limonate mi sono fatto sopra questa canzone. Immagino tu quante ne abbia potute fare dopo questa canzone. Cioè me le facevo io che non c'entravo niente, solo facendola ascoltare. No, beh, in realtà questa canzone mi ha portato fortuna, partiva a Sanremo, ma sempre, cioè io adesso quando faccio i concerti non posso non farla, questa canzone è impossibile non farla. Però mi ha portato fortuna, nel senso che molti miei ammiratori si sono anche conosciuti tramite questa canzone, hanno avuto figli, quindi insomma è stata anche una canzone che ha portato appunto... insomma. Beh, che ha fatto scopare in pratica, è quella la canzone. No. Anche se romanticismo, lasciatelo per questo. Voi la volete buttare sul romantico, io andavo sul diretto. A lui magari, perché gli artisti magari fanno queste robe qua. Per rimorchiare, tra l'altro in questi giorni si fa anche musica esatto. Per quello. No, tra l'altro in questi giorni è successa una roba allucinante. Cosa voglio posso raccontare? Vai. Sì. Praticamente adesso a scuola, e sono contento di questa cosa, a scuola per i bambini, i ragazzini fanno educazione sessuale. È una cosa finalmente giusta. È una cosa molto giusta. E l'insegnante che è entrato e ha fatto questa prima lezione ha detto a tutti i bambini: avete mai provato a leggere o a sentire o a guardare o vedere la parola sesso? Si alza un compagno di mia figlia e dice: sì, nel disco di Simone, sesso, gioia e rock and roll, che è il suo papà. Quindi io adesso
sì Simone, me lo ricordo, cioè il professore, quindi cioè, è stato bello questo episodio, cioè, il fatto che io, cioè, un bambino, ho detto Edoardo, che tra l'altro era il fidanzato di mia figlia, adesso sono, era. Già, sì, sono già lasciati, cominciamo bene. Meno male che insegno l'educazione sessuale. Esatto, no, però ecco, le mie canzoni hanno appunto questo mood, cioè di aiutare. Ecco, io sono molto più anche socialmente utile, nel senso che avevo scritto questo pezzo, che magari dopo vi accenno, che ho scritto una canzone, sì, che parla di barboni alla stazione. Mi ricordo che in quel periodo ero arrivato a Bologna e mi ricordo che un po' di ragazzi senza tetto, così, lui è quello che ha scritto la canzone per noi, lui! Ti rincorrevano. Anche meno, cioè, però ecco, funziona un po' così, con i miei pezzi si vabbè, diciamo che la musica molto. È una cosa importante della, sì, quotidianità. Certo. È quello che scrive belle canzoni. È quello che dovrebbe essere la musica, perché noi siamo forse di un'altra generazione, però oggi vedo molte canzoni tutte simili, sì, cioè sì. Vabbè, stesso giro, stesso giro, stessi accordi, stesse parole, tutto che parla sempre dello stesso tema. E questo secondo quindi me è di poca fantasia, è di poca fantasia, esatto. C'è un po' lo svantaggio un po' che poi porta i ragazzi ad avere poca cultura, ecco. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare l'italiano e torniamo subito dopo la pubblicità con il nostro Simone Tomassini. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, col vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare
vero. Eccoci tornati qui a Hot Pot Secret in compagnia di Jason e del Hobbit. Del mio uovo di Pasqua The Hobbit. C'è con noi. Basta, aspetta, è passata Pasqua. Basta. Volevo far vedere agli amici a casa. Può. Non ho tagliato i capelli. Ma hanno scritto in tante ragazze che vogliono vederti con i capelli non tagliati. Settimana prossima vengo. Passa il tempo con noi, lo devo dire dopo. Settimana prossima. Torniamo al nostro Simone, che è più importante. Volevo chiederti, visto che abbiamo visto il video di Italiano, come mai ti è venuta l'idea di fare questa cover di questo pezzone importantissimo della musica italiana? Allora, primo perché mi piace. E poi perché quando ho girato il mondo con la mia musica, non c'è mai stato un concerto che non mi hanno chiesto questa, non mi hanno chiesto Su di noi di Pupo, non mi hanno chiesto Felicità. Perché cioè, all'estero sì, volare. Chiedono tante queste tantissimo. Canzoni. E allora io, avendo il gruppo rock che portavo con me, dicevo, vabbè ragazzi, impariamoci l'italiano. E la versione era circa questa. E poi, dopo quando è mancato Toto, che ho avuto anche modo di conoscerlo e di parlarci un po', e mi faceva piacere farlo, ecco. L'ho fatto in un periodo ovviamente un po' strano, che chi mi segue a livello di ufficio stampa, management, era un po' contrario all'uscita proprio sotto il Festival di Sanremo, però mi sembrava, non volevo più usarla, un ricordo, sì, non volevo usarla come paraculaggine, chiamiamola così, ecco. Mi sembrava proprio giusto fare un omaggio a lui prima del festival. Infatti. Esatto, quindi è nata così e deve morire bisogna, così. Bisogna sempre così. Vedere le cose nell'ottica giusta. Cioè non l'ho fatta perché volevo partecipare a tutte le trasmissioni, volevo fare ecco, è arrivato lui così con una cover. Invece se dovesse mai essere che mi invitano, come avete fatto voi oggi, è giusto che mi invitano per le cose che ho scritto, per le cose che sto facendo adesso, perché quello che ho fatto, fatto, e quello che farò. No, perché sei comunque un artista di livello, quindi ci mancherebbe altro. Sono 1,75. Manca la pedana oggi, ci siamo dimenticati di mettere la pedana. Allora Simone, volevo dirti, tu oltre alla Sanremo hai partecipato ad altre manifestazioni canore che sono tipo Festival Bar, sì. E quali altre? Music Farm. All'epoca era un papà di X Factor, mettiamola così. Sì. Però Music Farm partecipavano dei cantanti all'epoca straconosciuti, meno conosciuti come me, però c'erano tanti artisti che partecipavano. Ed è stata una cosa bella per me, perché poi ho avuto modo di conoscere tantissimo e anche bene Fausto Leali. Fausto è uno zio preso, nel senso che gli voglio un mondo di bene. Ho conosciuto Baccini, ho conosciuto Dolce Nera, Mietta. Che insomma, gnocca Dolce Nera, tra l'altro. Stavo per dire io che figa Dolce Nera. Sì? Sì. Ecco, ma al Festival Bar invece quanto è bello suonare davanti a tanto pubblico nelle piazze italiane. Comunque è stata, penso che è uno dei programmi che è mancato di più, no? Quello bellissimo. Esatto, bravo. Abbiamo qualche immagine, delle tue esibizioni. Secondo guarda me, che bello. Il Festival Bar è una delle manifestazioni, qui avevo già i capelli più lunghi, no, che non li tagliavo. Per un attimo stavo per dire il petto, esatto, invece no, invece esatto. Forse io li avevo già persi in quel periodo. sì, anche da prima. In realtà non avevo tempo di tagliarle in quel periodo lì, mi ricordo che tutte le volte dicevo dovrei tagliare i capelli, no. Non li voleva tagliare nessuno, comunque... può cantare davanti, in questo caso siamo all'Arena di Verona, ragazzi, qua era la finale del Festival Bar. Era la finale del Festival Bar, ero anche un po' incazzato perché non dovevo vincere io tra i giovani quell'anno, perché era stata la canzone più trasmessa dalle radio, più invece poi non ho vinto io. Che nervo, quando vai lì che sei convinto. No, però a parte di scherzi, non ho mai vinto io. Non mi ricordo. Non te lo ricordo. Sì, perché ha pagato. Devo ammettere che non me lo ricordo neanche io, che ero un fan di Festival Bar. No, scherzo, dai, ha vinto Luca Di Risio con Calma Sangue Freddo. Però eravamo lì, nel senso. Chi è Luca?
Ci vuole calma. Cioè, sì, beh, quell'anno diciamo che ce n'erano tante di canzoni che passavano in radio, però la mia era stata in assoluto quella che era stata più trasmessa dalle radio ed era... Però io non ho mai avuto sete di successo, di dire... Magari altri si sarebbero incazzati molto di più, io invece avevo... Sei poi incazzato, avevo la... magari l'hai tenuto per te. Sì, però avevo la gente che poi mi voleva bene. Vabbè, ma dai, alla fine eri biondo, facevi musica strapopolare, perché in quel periodo era strapopolare. Gli mancavano gli occhi azzurri. No, ma quanta gnocca avevi in quel periodo lì? Dai, quante donne ti scrivevano? E non c'erano i social, perché quante sennò... ragazze fuori dal camerino hai trovato? Ma quello è stato sempre... Guarda, c'è un episodio, allora se vuoi... Dopo raccontaci un aneddoto, vai. Dopo vi racconto di questa serata del Festival Bar, però prima vi racconto quest'altro aneddoto. Io dopo questo Festival Bar ho cominciato a fare i palazzetti, ho cominciato a fare i concerti quelli seri, poi dopo Vasco ovviamente... facevamo concerti importanti, cioè in locali grossi, e mi ricordo che io suonavo, uscivo e c'erano molte ragazze in effetti, e c'era sempre questo ragazzo con il cappellino tipo te, sempre incazzato, no, con gli occhiali neri scuri, così, ma fisso così, non cantava una nota, una parola delle mie canzoni, zero, no? Zero. Però io una volta, due volte, tre volte, mi ricordo un concerto a Torino, finalmente prendo, lo vedo nella fila che è lì per firmare gli autografi, lo vedo là dietro e gli dico: scusate un attimo, fate avvicinare quel ragazzo lì, me lo faccio avvicinare e gli dico: scusa, ma adesso io ti voglio bene, ma tu ci sei in tutti i concerti, non canti una frase delle mie canzoni e sei sempre lì nello stesso punto e ti guardi in giro, ma perché vieni? Cioè, nel senso, ma guarda, devo essere proprio sincero, la tua musica mi fa veramente schifo, così. Però sei sempre pieno di queste belle ragazze. Ah, vabbè, che e io vengo prega a cercare i passaporti. Ma veramente, onesto. Cioè, lui non sapeva una canzone mia, però lui veniva perché era strapieno di ragazze. Io poi ancora tutt'oggi? No, non mi... no, beh, ogni tanto è arrivato. Strapieno di ragazze. Sì, beh, ci sono sempre... ragazzi, io vado a bermi una birra con Simone, finita la trasmissione. No, diciamo che una cosa bella che ho molto affetto, cioè le ragazze non è solo un discorso di la chitarra, si scherza, sei figo, sei bello, non è solo quello, in realtà secondo me vedono proprio anche quello che scrivo, no? Loro si affezionano molto alle parole, al testo, alle parole, alla musica che magari gli arriva. Quindi questo è, insomma, è sinonimo di belle emozioni. Cioè non è solo wow, uno è bello, una è bella. No, beh, ovviamente non penso che magari... Ecco, non è solo quello, se no? Passavi una musica che non piaceva... Esatto, esatto. Potevi essere anche... Avevi tutto quel seguito. Esatto, potevi anche essere, capito, bellissimo come Joe Tempest degli Europe, ma... Se non facevi The Final Countdown rimanevi lì, cioè voglio dire quello è un vero po'. E poi le canzoni servono, eh. Secondo te i social ti avrebbero aiutato a fare una carriera diversa? Sì, oggi obiettivamente i social sono un canale che se lo sai sfruttare in modo positivo ti porta tanto, cioè prima non so, non c'erano per esempio le pubblicità che ci sono adesso, cioè voglio dire, ma i marchi non è che venivano e ti cercavano, ah sì, tu sei il cantante, aspetta che ti do la maglietta, cioè adesso è un po' diverso anche quel tipo di pubblicità, no? Cioè il fatto di poter avere un po' più di visibilità, mi viene da dire, anche economica in quel senso. Sì, sicuramente quello sì. Se calcoli che il mio sito internet all'epoca era visitato da centinaia di migliaia di ragazzi e c'erano le chat dell'epoca, sì. Ti ricordi le chat tipo Lycos? Cioè all'epoca c'erano quelle chat lì, non è che c'era altro. Sì, altro. Mi ricordo, andavo spesso sulle chat erotiche. quelle lì erano altre. Però no, ecco, quel periodo lì rispetto a oggi, a livello forse pubblicitario, c'è molto di più oggi. Oggi avremmo fatto sicuramente un po' più di rumore. Vabbè, però dai, il tuo però l'hai ci sta, fatto. Ma va bene, ma vabbè, infatti va benissimo così. Cioè, oggi i social io ci gioco, ci scherzo, chi mi segue lo sa, io sono un giocherellone, a me piace ridere. Se, anche cioè, no, il fatto che ci è, prendiamo in giro, cioè, voglio dire, non c'è bisogno di adesso, ragazzi. Va bene tutto, però menatela meno, cioè nel senso io ve l'ho detto prima fuori onda, cioè a me quelli che se la tirano non è che mi piacciono tanto. Hai capito, ecco. Sì, gente come te che va in giro a dire sono il bellissimo.
bellissimo. Beh, in effetti lui tra noi tre è il più bello. Sì, no, non scherziamo. Solo perché porta il cappello. Qua Nicola, che forse è tutta Castiglione, mezza provincia, le sue donne non l'ha vista. Vero, no, Hobbit? Dai, non scherziamo. Noi, bellissimo Jason fino a un certo punto, fino a quando... Vabbè. E invece... nella musica dicevi che hai tante belle amicizie, sappiamo di un rapporto strettissimo con Paolo Meneguzzi, ci sono artisti con cui collabori tuttora? Collaborare non proprio, nel senso che non ho, cioè, io sono molto, sono un po' più lupo solitario su queste cose, infatti l'ultima canzone io ho duettato con uno che non esiste, quindi è vero. Cioè sono abbastanza solitario in questo, perché voglio portare avanti un messaggio mio, però non è che disdegno le collaborazioni, anzi. Però ho sempre cercato di dare alla mia musica la mia firma, la mia impronta e il mio modo di pensare, perché poi quando ci sono anche altri artisti poi devono mettere la loro idea, condividere, e quindi no, più che altro è che magari poi ho paura se magari qualcuno se la prende, se devo dire no, non mi piace quella cosa lì, aspetta, rivediamola, cioè così se sbaglio da solo. Abbiamo capito, non vuole dividere i soldi della SIAE. Esatto, Ma c'è un artista con la quale vorresti fare un... Ti sarebbe piaciuto nella tua carriera fare musica? Diversi. Uno top dei top. Beh, allora, ho avuto la fortuna di scrivere dei pezzi con Vasco e questo abbiamo già raggiunto, credo, l'apice. Charlie Chaplin, ho collaborato con lui in modo virtuale perché non c'è più, scrivendo Charlot. Mi piacerebbe, se proprio devo dire... un cantante su tutti che per me, ma rappresenta per me uno dei numeri uno quando ero piccolino, è Luca Carboni. Cioè Carboni Carboni mi tocchi. Luca Carboni è, cioè, credo che sia un po'. Io scappavo di casa per lui, cioè nel senso quasi senza, non magari se la prende Vasco, però era, cioè, per me Luca Carboni aveva un modo di scrivere. Ecco, su certe cose mi sento vicino a lui. Quindi se c'è uno che mi piacerebbe, per dire, se dovesse mai succedere, lui. E poi il grande Drupi, cioè Drupi per me, Drupi, io ti amo, tu lo sai, no, perché lui per me è, ecco, lui è uno di quelli che quando ero piccolino lo vedevo in televisione, io andavo fuori di testa per Drupi, infatti vorrei avere i suoi capelli, cioè, ma ci arriverai. Tu puoi dirlo, io no. Ma Vasco Rossi lo sa che preferisci Ligabue? Questa è una sfida. Però Luciano, sono bravi entrambi. Sì, dai. Cioè Luciano adesso va bene tutto, però cioè Ligabue, cosa gli vuoi dire? Cioè ha scritto delle pagine della musica italiana pesanti, cioè ha messo via un capolavoro, secondo me. Cioè ci sono dei pezzi suoi che Urlando contro il cielo, cioè ci sono dei pezzi che obiettivamente non mi puoi dire niente. Certe notti, cioè ci sono veramente ha messo giù delle briscole pesantissime. Poi il fatto che ci sia questa un po' leggenda, secondo me. Sì, beh, magari tra che di a Vasco loro non gliene frega niente. Infatti c'era in giro questa cosa che al concerto di Ligabue, quello del Campovolo, dove non si sentiva niente, quello che c'era successo, quel casino. C'era Vasco a staccare le prese? C'era Vasco al mixer, infatti, che dicevano che... no, sto scherzando. Però, no, però secondo me è anche un po' una leggenda metropolitana. Sì, io non ho mai sentito Vasco. Come tra Inter e Juve, diciamo. Ma una sì, roba più un po' montata, perché giustamente Vasco è, cioè, gioca in un campionato da solo, cioè lui gioca sulla Luna e noi giochiamo tutti un altro campionato, no? Quindi era un po' forse all'epoca per cercare di ritirare, provare a raggiungere. No, tirare un pochino giù da dove è, ma... è impossibile. Invece, allora, hai scritto 5 album, hai fatto uscire, giusto? Sì. Ne hai uno prossimo. Sì. Qual è il tuo brano preferito? Cioè, tutti noi abbiamo una canzone tua preferita, però la tua preferita di quelle che hai scritto o cantato, qual è? Ne ho due. Una è 1928, che racconta la storia di mio nonno Felice. E poi ho scritto una canzone. Sono queste due canzoni che per me sono rispecchiano molto quello che sono io. E quindi sono le due canzoni che quando le canto dal vivo mi emoziono e vedo che la gente si emoziona. Quindi per me. E ho scritto una canzone e sono molto incazzato perché
era un pezzo che ci tenevo tantissimo. Nel 2009 l'ho scritto e mi ero presentato al Festival di Sanremo, non mi avevano preso, e lì sì che mi sono incazzato, ma non tanto perché non... Perché non... ti piaceva? Sì, perché sono sicuro che era un pezzo che se la gente... Ma l'hai pubblicato poi? Certo, sì, c'è. Sì, in titolo ho scritto una canzone. Ah. Ed è un pezzo, se volete ve l'accenno. Cioè, 30 secondi, vai! Perché quando hai voglia di piangere, la vita non si ferma a guardarti mai. Perché quando hai voglia di vivere e hai perso la speranza, puoi farcela anche senza. Faccio finale, dai. Scritto una canzone per me e la mia famiglia, che resterà eterna come il suono del mare in una conchiglia, capito? Perché questa frase, ho scritto una canzone per me e la mia famiglia che resterà eterna come il suono del mare in una conchiglia, è una per me una delle più belle frasi che ho scritto, perché mio papà mi portava sempre al mare, mi prendeva le conchiglie e mi diceva ascolta, c'entro il mare eterno nelle conchiglie. E questa roba mi ha sempre flashato, cioè il fatto che in una conchiglia ci fosse tutto. Sì, perché a volte vogliamo le grandi cose e non capiamo che ci sono le piccole che funzionano. Allora Simone, invece i tuoi prossimi progetti quali sono? Un disco a settembre, adesso c'è Sono Vivo, che è uscito settimana scorsa il videoclip, e non so se poi dopo lo mandate in onda. Sì, adesso prima di chiudere manderemo in onda anche il Sono video. Sono Vivo ci tenevo perché ho duettato con un'intelligenza artificiale, cioè ho inventato questo personaggio che non esiste. Questo, cioè, duo. A proposito di duettare. E si chiama Bombay, l'abbiamo inventato così perché è una bomba e soprattutto AI finale. Spettacolo. Esatto. E far dire a un'intelligenza artificiale Sono Vivo è anche una provocazione, un gioco, un esperimento. E invece a settembre ci sarà un disco tutto live, suonato dal vivo io, i miei musicisti. È un disco molto importante. Ci sarà anche l'intelligenza artificiale? No, lì no. Lì sarà tutta farina del mio sacco e dei ragazzi che suonano con me. E tra l'altro c'è anche un evento che stai organizzando, sì, giusto? Sì, 50 sfumature di rock l'11 maggio a Nerviano, alla Meccanica di Nerviano, che è un locale. Siete tutti invitati anche voi. Grazie, venite, veniamo volentieri. Ci sarà da bere, da ridere, da scherzare, suoneremo, canteremo, danzeremo, balleremo. E ci sarà anche il mio amico Simone Zani, che è lì, con cui duetteremo un po' sul palco. Ripercorreremo tutta la mia... Insomma, 50 sfumature di rock. Venite. Già sono trovato dove andare a scroccare. Tutta la carriera. Tutta la carriera. Venite. Allora, Simone, noi ti ringraziamo di essere stato qua con noi. È stato davvero un piacere enorme. E niente, ti lasciamo lanciare il pezzo. Benissimo ragazzi, qui a Hot Pot c'è Sono Vivo di Simone Tomassini featuring Bombay, o Bombay featuring Simone Tomassini. Bah, insomma, sentite. Ciao. Noi vi salutiamo e torniamo giovedì prossimo qui su Rete 55 con Hot Pot Secret. Ciao. Guardo avanti anche se tanto tempo non c'è, son solo perché ero il principe, ora sono prigioniero di un corpo trasformato, la vita mi ha cambiato. Guardo avanti e non c'è un senso, anche se un guerriero muore davanti a te, il mio viso ormai scavato, un disegno già strappato, la vita mi ha tradito. Ma nonostante tutto c'è chi dice che guardare avanti, cambiare direzione, l'unica ragione, ho perso l'emozione. Dov'è la mia stagione? La mente è lontana, è passata un'altra settimana. Sempre il mio orgoglio è ferito, un bersaglio mancato, la vita mi ha sorriso e ora odio il tuo viso. Ma nonostante tutto c'è chi dice che guardare avanti, cambiare direzione, l'unica ragione, ho perso l'emozione. Dov'è la mia stagione? La mente è lontana, è passata un'altra settimana. Sono vivo,
un'altra settimana. Sono vivo, l'eterno dispetto, ormai un libro aperto. Colori sbiaditi, so chi tira i fili, non potrà mai più volare. Ma nonostante tutto c'è chi dice che guardare avanti, cambiare direzione,